vengono a letto. Aurora ha 12 anni, frequenta la scuola media di Bivona e senza dubbio rappresenta il futuro musicale di questo territorio. Il brano che la nostra solista questa sera eseguirà è Silent Night, un brano conosciuto in tutto il mondo, una melodia che risuona in ogni angolo della terra non appena si avvicinano le festività natalizie, un inno di pace e serenità. Approfitto di questo momento per invitare chiunque non l'abbia già fatto, ma in particolare genitori e bambini, ad avvicinarsi alla musica. Questo paese offre tanto e la CN, proprio per ribadire l'importanza della musica, mette a disposizione dei corsi gratuiti. Al sassofono contralto, Aurora Spadaro. Thank you.
dell'orchestra di fiati ACM Giuseppe Verdi di Bivona. Quest'anno presentare questo concerto e farne parte attivamente ha un sapore speciale e diverso. Due anni di pandemia hanno ostacolato anche noi musicisti e ritornare a suonare dinanzi a un pubblico così numeroso è un'emozione unica. Questa sera avrete il piacere di ascoltare un repertorio che spazia dalla musica classica alla più recente. La nostra orchestra accompagnerà diversi solisti, alcuni dei quali anche molto giovani, che con i loro strumenti vi faranno vivere emozioni uniche che solo la musica sa regalare. Il primo brano che ascolterete è il valzer numero 2 di Shostakovich, un valzer allegretto poco moderato per l'orchestra sinfonica. Dmitri Shostakovich è stato uno straordinario compositore sovietico, le cui opere sono famose in tutto il mondo. Tra le opere del genio maestro c'è per l'appunto un piccolo saggio chiamato in modi diversi, Second Waltz, Waltz No. 2 o semplicemente Russian Waltz. Le prime battute ricordano la marcia dei soldati, per entrare quasi subito nel tema principale con il canto del sassofono contralto. L'uso di Shostakovich di percussioni e campane accentua il dramma seducente che si crea quando la melodia principale viene trasmessa all'orchestra. Gli ottoni assumono poi ruoli sia melodici che solisti, con l'assolo di trombone al centro dell'opera. Al sassofono contralto, il maestro Egle Herculano. Al trombone, il maestro Benedetto Spoto. Dirige l'orchestra, il maestro Salvatore Cutrò. Buon ascolto.
L'Aida è un'opera di genere drammatico, tra le più celebri di Giuseppe Verdi. Si compone di 4 atti e noi, questa sera, vi proponiamo il finale del secondo. Ci troviamo in Egitto, quando Radames, comandante delle truppe egiziane, ritorna vincitore da una guerra e nell'atrio del palazzo del faraone gli vengono tributati gli onori di guerra. Prima di lasciare spazio alla musica, mi è stato chiesto di leggere la dedica che una nostra cara musicista ha voluto rivolgere al padre, scomparso di recente. Quest'anno non sono presente tra gli orchestrali, ma ci tenevo a dedicare questo concerto a mio padre. È trascorso quasi un mese dalla sua dipartita ed ora alla mente affiorano i ricordi. Tra i tanti, la sua passione per la musica e l'entusiasmo di partecipare agli eventi bandistici. Il Capodanno per la nostra famiglia è sempre stato un giorno speciale, il giorno del suo compleanno. Ed è proprio sulle note della marcia trionfale della Ila che voglio augurargli tantissima serenità. Ringrazio tutta l'orchestra, felice anno e buon proseguimento di serata. Ovunque tu sia, buon compleanno, papà. Dirige l'orchestra il maestro Salvatore Pitrò. Buon ascolto. Thank you.
Hans von Suppe è stato un compositore e direttore d'orchestra austriaco. Fra le opere più famose, quella che ancora oggi è maggiormente legata al nome del compositore è la celeberrima Overture della Cavalleria Leggera, il cui galoppo finale risuona spesso, oltre che nelle sale di concerto, in film, cartoni animati, pubblicità ed altro. L'opera Cavalleria Leggera fu vittima però della censura asburgica, poiché il tema principale era la satira militare. Il lavoro venne cancellato dunque dai programmi dei teatri dopo poche rappresentazioni. Dirige l'orchestra il maestro Salvatore Pitrò. A voi, Cavalleria Leggera.
Virtuoso flautista, Jules Auguste Desdemont è uno dei primi compositori francesi a scrivere musica per il sassofono, strumento ideato nel 1841 da Adolphe Sax, suo carissimo amico. La sua brillante carriera è purtroppo effimera, in quanto affetto da tubercolosi, muore a Parigi a soli 33 anni d'età. Nonostante la breve durata della sua vita, lascia tra le tante opere anche alcuni brani per il sassofono, tra cui una piacevole fantasia con pianoforte, che oggi ci eseguirà il maestro Greta Martellaro, accompagnata dall'orchestra. Nell'opera particolarmente notevole è il virtuosismo richiesto nella cadenza centrale. Greta la conoscete tutti. Fin da piccola innamorata della musica, si è diplomata con il massimo dei voti nel 2022 presso il Conservatorio Gioachino Rossini di Pesaro, seguita dal maestro Mondelci. Ho l'onore di averla vista crescere come musicista ed è indubbiamente una perla che arricchisce questa orchestra ogni giorno che passa. Al sassofono contralto, il maestro Greta Martellaro. Dirige l'orchestra il maestro Salvatore Cutrò. Buon ascolto.
Granada è una celebre canzone in lingua spagnola, scritta nel 1932 dal compositore messicano Agustín Lara. La prima interpretazione fu quella del tenore messicano Pedro Vargas, soprannominato il tenore delle Americhe. Del brano, interpretato in seguito da numerosi altri cantanti, sono stati fatti diversi adattamenti, nei più svariati stili musicali e in varie lingue. Il testo parla della città andalusa di Granada, descritta come terra da me sognata, eseguito da artisti del calibro di Bocelli e Pavarotti. Oggi il solista non sarà un cantante, ma il nostro Pavarotti della tromba. Ormai cittadino onorario di Bivona, non necessita di tante presentazioni. Lo squillo della sua tromba è riconoscibile pure ad occhi chiusi e la sua bravura è ormai nota in tutto il territorio e non solo. Con immenso onore e tanta stima, a voi il maestro Vino Licata. Dirige l'orchestra il maestro Salvatore Cutrò. Buon ascolto.
Il brano che sto per presentare si chiama Driving Test, composto dal maestro Luigi Divisallo. Il brano è stato scritto per orchestra e batteria. La scelta del solista però non è stata casuale, ma molto accurata. Il musicista che abbiamo l'onore di accompagnare in orchestra ha talento da vendere. Ha solamente 13 anni, ma sa già cosa fare con due pacchetti in mano. Signore e signori, ho il piacere di presentarvi un musicista d'eccezione. Alla batteria, per voi, Carlo Mortellaro. Dirige l'orchestra il maestro Salvatore Boudreau. Con te partirò è una canzone scritta da Lucio 48 per il testo.
testo è da Francesco Sartori per la musica, cantata da Andrea Bocelli, che rappresenta uno dei maggiori successi internazionali della musica italiana. Il brano parla del viaggio fatto attraverso gli occhi dell'amore. In maniera altamente poetica, l'artista dipinge queste possibili esperienze che potrebbero farvi riscoprire luoghi ormai perduti, grazie solo al sostegno affettivo di una compagna nel viaggio della vita. Il testo acquista un valore emozionale ancora più forte nell'esibizione di Bocelli se si lega alle parole l'handicap fisico dello stesso artista, e cioè la cecità. Questa sera il brano sarà eseguito da un nostro caro concittadino, Piero Lattuca, un uomo dai mille talenti, che abbiamo l'onore. Dicevo, un uomo dai mille talenti che abbiamo l'onore come orchestra di accompagnare questa sera. Alla voce Piero Lattuca, dirige l'orchestra il maestro Salvatore Cutrò.
Solamente fare una dedica a questo brano perché mi ha preparato un impegno il nostro maestro Sandro Ivari, quindi un maestro. Bene. E poi io ringrazio mia moglie che ha avuto tanta pazienza ogni giorno a ascoltare questo Stefano, questo grazie a voi. Questa sera per noi il Massimo Ranieri dei Monti Sicani. Alla voce Nino Baio. Dirige l'orchestra il maestro Salvatore Cutrò.
Ci avviamo alla conclusione della serata. Prima di proseguire con l'ultimo brano, vorrei invitare il sindaco, i consiglieri comunali, il presidente del consiglio, assessori a raggiungerci. Bene, buonasera innanzitutto e buon anno a tutti, scusate. Questa è molto il saluto del sindaco, purtroppo stasera non è più presente per motivi di salute. È la prima volta che prendo parola in un concerto di Capodanno, anche se sono stata sempre presente nelle prime file ad ascoltare suonare le mie bimbe che adesso oramai sono donne. Bene, sono molto emozionata di vedere una sala così incremita. Eppure devo dire che non tutti gli eventi riescono col botto, ma questo concerto di Capodanno, grazie al grande maestro e unico maestro Cotrò, prende un applauso. Devo dire che oramai questo concerto per noi è diventato una tradizione, anzi un appuntamento fisso. Complimenti a questi splendidi e bravissimi musicisti, complimenti al grande Piero e al grande Nino. Però un'altra cosa la devo dire, il maestro Cotrò veramente grande e unico, ha saputo sfornare grandi talenti che oggi sono pure maestri. Ricordati che i maestri, gli allievi superano i maestri. I complimenti vanno ai grandi maestri, come per esempio il suo omonimo Cotrò, il piccolo allievo adesso grande, il maestro Fabio Verda, il maestro Giovanni Udia, il maestro Giuliano, e la piccola grande Greta Mortellaro. Non vi dico ulteriore tempo, ci tengo ad augurarvi una tanta salute e tanta serenità, perché di questo ce n'è sempre bisogno. Buona serata, vi rinnovo un buon anno e buon ascolto. Grazie. Buonasera, buon anno. Anch'io come Angela sono seduto dietro queste file da tanto tempo. Questo è il 14° concerto di Capodanno. In questi giorni riflettiamo su questo. In una piccola comunità riuscire a fare un evento che si ripete con la pausa della pandemia per 14 volte non è semplice, e questo lo dobbiamo a questi ragazzi. Sono sacrifici che si fanno durante l'anno, si suona in banda durante le feste di comunità, si mette da parte qualcosina e poi si utilizzano anche queste piccole somme per regalare alla comunità un concerto che diventa occasione per condividere ormai da 14 anni, come dicevo, il primo dell'anno assieme. È stato un concerto che ci ha portato fortuna, noi siamo fieri, come diceva il Presidente del Consiglio, del lavoro che si è fatto. Io poco fa mi veniva da sorridere, però ho iniziato qui in prima fila con Ede, poi loro crescevano e io piano piano sono alla terza fila, spero che non mi buttano fuori perché ormai diciamo inutile, però in fondo forse il senso del lavoro che abbiamo fatto in questi anni è questo. Quindi io vi volevo ringraziare, ringrazio l'amministrazione comunale con gli sponsor sempre presenti che mi preme ringraziare, Fineco Becchi nella persona di Domenico Castellano, l'associazione Primavera Onus, l'associazione Visti d'Arte del maestro Giulio Alletto, IA di Giuseppe Cotrò, Paolo Barone, Filippo Percotti e Giuseppe Castellano. Se siamo qui e riusciamo a fare questi eventi è anche grazie a loro. Grazie ovviamente all'amministrazione comunale che con quello che può ci sostiene, però è importante comunque che ci sia sempre un segno in questa direzione, ci sentiamo in questo senso sostenuti e questo ci fa onore. Grazie maestro Cotrò,
perché sei instancabile. Io ogni tanto non ce la faccio a sentire, giocalo poi. Quando finiamo gli eventi ti dico, ha sempre ragione lui, non so come lo fa. Grazie. Non volevo parlare stasera, però mi corre l'obbligo, mi necessita, perché con Carlotta ci siamo organizzati per la presentazione, e poi chiedo un grande applauso per Carlotta perché è stata splendida. Anzi, colgo l'occasione per omaggiarla. Non so se dovrebbe uscire dal vaso, colgo l'occasione per omaggiarla di un piccolo pensiero della sua musica Marino. Allo stesso tempo un piccolo omaggio floreale per la solista, la neo maestra Greta Mortellano. E solamente altri 30 secondi per ringraziare in maniera meravigliosa tutti i componenti della nostra orchestra, i nostri ragazzi che sono tanti e mi auguro che diventino sempre di più, perché per noi la musica è questa, la musica è cultura, la musica è la capacità di aggregare giovani, ragazzi, la capacità di metterli a confronto, di farli esibire, e l'ho dimostrato stasera Aurora, a cui va un grande applauso. Carlo, sono dei piccoli segnali di ripresa per quanto riguarda la musica. E poi mi corre l'obbligo di ringraziare tutti i maestri che sono intervenuti questa sera, che invito ad alzarsi, il maestro Bastella, il maestro Mancuso, Marco, Giuseppe, tutti i maestri che ci hanno solo, il maestro Arrivata che ormai e con Cittadino che non fa testo, Daniele, alzati, sono tutti colleghi che non perdono occasione e sono sempre presenti nei nostri appuntamenti musicali. Grazie ancora, e poi mi sia consentito un ringraziamento particolare al mio staff, anche se poi quasi quasi diventa difficile gestire, perché sono ormai grandi, non... Il mio staff è formato da tre splendide persone, no, tre e mezzo, va, diciamo tre e mezzo, tre splendide persone. Uno è Fabio, che è quasi uno. Poi c'è il stancabile Salvatore, non ricordo. E poi Giovanni, che è l'altra, la parte mancante di Fabio, ce l'ha Giovanni. Grazie a tutti, Peppe Marla, sempre presente e attento alla nostra manifestazione. Grazie, vi auguro un sereno 2022. Grazie. Buonasera a tutti, anch'io mi unisco ai forti ringraziamenti per i maestri, musicisti, cantanti, dietro le quinte, non solo musicista ma graziosa presentatrice, il maestro Lutrò, la CM tutta la scuola di musica. Ci siete mancati moltissimo in questi due anni e vi abbiamo sentiti veramente carichi, si vede che anche voi avevate voglia di tornare con questo concerto di Capodanno, ma in realtà non me ne siete mai andati. Avete accompagnato in questi due anni questa città come sempre voi sapete fare, con la vostra cultura, con la vostra arte, con la vostra musica, e questo ci ha incoraggiato e ci ha tenuto vicini in questi due anni pesanti, e ci metto anche questo 2022. È stato un anno faticoso perché avremmo voluto ripartire e ingranare subito le marce più alte, invece faticosamente è stato l'anno purtroppo funestato dalla guerra tra la Russia e l'Ucraina, è stato l'anno della crisi energetica, l'anno dei rincari, l'anno della crisi climatica anche, un anno faticoso per tutti, che abbiamo lasciato alle spalle, e con oggi, con la potenza della musica che ci eleva, che ricuce, ricompone gli animi, i cuori infranti, consola i dolori che tutti noi abbiamo, con questa musica noi vogliamo ripartire più coraggiosi e determinati
che mai. E anch'io voglio dire qualcosa. Se qualcuno pensa, se qualcuno si è laureato alla scuola sofistica presocratica e pensa di poter incensare di cultura chi vuole e chi gli pare, che lo faccia pure, perché tu, maestro Cutrozzo, caro vice sindaco, caro amico mio, e tutti questi musicisti e tutti coloro che sono a casa, che ci seguono, che hanno praticato la scuola di musica Non Igro, la CM, le altre associazioni culturali, perché vivo una città della musica ma della cultura in genere, tutti coloro che ci seguono alla diretta Facebook, ebbene a me questi musicisti, il maestro Cutrozzo, tutti noi abbiamo insegnato quella tenacia, il coraggio, la perseveranza, maestro Mortellaro, lo studio, questo ci fa andare avanti, grazie a questo noi cresciamo, grazie a questo noi diventiamo migliori, grazie a questo possiamo affrontare le difficoltà della vita quotidiana, e con questo augurio prendiamoci per mano e affrontiamo ricucendo gli animi, lo dico anche a me stessa, ricucendo gli animi, pensando ai fili spezzati, ricomponiamoli, andiamo a cercare quelli con cui abbiamo litigato, riuniamoci, ricomponiamoci, perché con coraggio, con amicizia e con perseveranza possiamo veramente affrontare questo 2023 che sia un anno fatto di sogni condivisi e di impegno comune. Auguri a tutti, buon anno amico mio. A voi Strauss o Mozzi. Dirige l'orchestra il maestro da Padrone.
Yeah.